Eccoci qui dunque per la seconda parte della lezione sulla tutela del diritto all'ambiente salubre nella prospettiva della CEDU. Finora abbiamo parlato dell'articolo 8, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, al domicilio, alla corrispondenza, eccetera. Diritto che abbiamo detto viene preso in considerazione da coloro i quali vogliono contestare una lesione ai propri diritti tutelati dalla CEDU. Derivante da un inquinamento acustico-ambientale, da un degrado ambientale, che altrimenti non potrebbe essere contestato dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, posto che non v'è un articolo all'interno della Convenzione che consenta la tutela diretta del diritto all'ambiente in sé, come ambiente in sé considerato. Vi è un altro articolo che delle volte viene preso in considerazione dai ricorrenti i quali contestano l'attività lesiva dello Stato di cui chiedono la condanna, ed è l'articolo 2. L'articolo 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo tutela il diritto alla vita. Cosa ci dice? Ci dice che il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario. Per fare che cosa? O per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale, o per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta, o ancora per reprimere in modo conforme alla legge una sommossa o una insurrezione. Cosa dobbiamo dire del diritto alla vita di quell'articolo 2 prima di procedere in questo senso? Dobbiamo dire che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha più volte specificato che il diritto alla vita non è da intendersi solo come diritto a non morire, ma anche come diritto alla integrità fisica. La disposizione quindi non impone soltanto in capo agli Stati un obbligo negativo di astenersi dal privare il singolo intenzionalmente della vita che è tutelata, appunto, ma pone a carico degli stessi Stati anche degli obblighi positivi di porre in essere tutte quelle misure che siano necessarie e volte a prevenire ed evitare che la vita umana sia messa in pericolo. Quindi, come vediamo, anche in questo caso, così come nel caso dell'articolo 8, vi sono sia obblighi negativi che obblighi positivi. La sussistenza inoltre di obblighi positivi di protezione e prevenzione, dice la Corte, questi obblighi, insomma, sussistono anche laddove l'attività industriale inquinante sia condotta da soggetti privati. E in particolare la Corte più volte ha precisato che gli Stati devono sempre predisporre un quadro normativo e amministrativo che sia adeguato, che costituisca un effettivo deterrente rispetto alle minacce per il diritto alla vita che possono derivare dallo svolgimento di un'attività produttiva pericolosa. Vi ho riportato un caso che è del 2004 contro la Turchia, per cui l'esplosione di gas metano in una zona adibita a discarica, ma abitata, comporta la morte di 9 membri di una famiglia. La famiglia quindi ricorre e ricorre contestando la violazione dell'articolo 2. In particolare, violazione degli obblighi positivi perché le autorità non hanno fornito adeguate informazioni agli abitanti dei quartieri al fine di renderli edotti circa la minaccia della lesione della vita e della integrità fisica. Vediamo quindi che torna in essere quel mancato adempimento degli obblighi positivi di cui abbiamo parlato anche prima, riguardo all'altro caso, però in cui si contestava non la violazione dell'articolo 2, ma la violazione dell'articolo 8. Quello che vogliamo mettere in evidenza e che è curioso è che la Corte Europea dei diritti dell'uomo esclude tendenzialmente la violazione dell'articolo 2 nel caso in cui si trovi a decidere dei diritti lesi in costanza di un degrado ambientale. E voglio prendere ad esempio il caso Ilva, anche perché ci riguarda da vicino. Ilva è una società che produce acciaio. Lo stabilimento di Taranto è la sede più importante della società. Cosa succede? Che questa società, l'attività di questa società comporta delle emissioni che vengono appunto prodotte dalla fabbrica e che incidono negativamente sull'ambiente e sulla salute della popolazione locale.
in particolare sugli abitanti del comune di Taranto e di determinati comuni vicini. Quindi tutte queste emissioni, questa situazione è oggetto di numerosi studi scientifici a partire addirittura dal 1997. Cosa si accerta? Si accerta che tutte queste emissioni, quindi l'attività posta in essere da questa fabbrica, comporta un alto rischio per la salute dei cittadini che siano residenti nelle zone in cui ha sede la fabbrica stessa, se si considera che vi è un tasso di mortalità maschile per tumori nella zona di Taranto superiore del 10,6% rispetto alla media regionale. A fronte di questi studi scientifici, che in qualche modo sembrano riconoscere un importante nesso causale tra la condotta lesiva posta in essere da questa fabbrica e l'evento lesivo, il pericolo quindi di malattia e di morte in capo ai singoli, gli abitanti di quelle zone, lesi, assumendo di essere stati lesi dall'attività posto in essere dalla fabbrica, si rivolgono alla CEDU chiedendo la condanna chiaramente dello Stato italiano per non avere questo fatto abbastanza, per non avere inibito quel tipo di attività lesive. In particolare, i ricorrenti invocano gli articoli 2 e 8 della Convenzione. Cosa ci dicono? Lo Stato italiano non ha adottato le misure giuridiche e regolamentari atte a proteggere la loro salute e l'ambiente in cui vivevano. La Corte esamina l'allegazione unicamente sotto il profilo dell'articolo 8, quindi in questo caso, come vediamo, l'articolo 2 non è preso in considerazione. Cosa ci dice la Corte? Ci dice che la mancata tempestiva adozione di misure legislative ed amministrative volte a prevenire e limitare l'inquinamento significativo dell'aria, dell'acqua e del suolo della città di Taranto e gli effetti gravemente pregiudizievoli sulla salute che ne sono derivati deve essere condannata. Il governo italiano ha perseguito unicamente l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, sacrificando il benessere e la salute dei residenti. Il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'ILVA ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio. Quindi le autorità nazionali, in soldoni, non hanno preso tutte le misure che erano necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti. Come vediamo, molte delle cose che si contestano allo Stato probabilmente avrebbero potuto essere contestate nell'ottica della tutela della vita e quindi dell'articolo 2. Tuttavia, è soltanto la violazione dell'articolo 8 che si rileva. Allo stesso modo, succede la stessa cosa nel caso dei rifiuti in Campania. La CEDU viene adita sempre per far sì che venga condannato lo Stato italiano. Siamo nel 2012, meglio la pronuncia del 2012, il ricorso è del 2008. In Campania succede che dal 94 al 2009 viene dichiarato lo stato di emergenza. I ricorrenti sono stati costretti tra la fine del 2007 e il mese di maggio 2008 a vivere in un ambiente inquinato a causa proprio delle esalazioni provenienti dalla spazzatura sparsa lungo le strade della città. Le autorità nazionali per un lungo periodo di tempo si sono dimostrate incapaci di assicurare il corretto funzionamento del sistema di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti e hanno violato conseguentemente il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e della loro abitazione. Il caso è evidentemente in linea con quanto disposto in una delle pronunce che ha condannato la Spagna. Ma come vediamo anche qui, la vita privata è la. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare che viene riconosciuto come leso, non anche il diritto alla vita di quell'articolo 2. La Corte infatti condanna l'Italia per violazione dell'articolo 8, ma non ritiene che la salute di coloro che abitano nelle zone colpite dalla crisi dei rifiuti sia stata messa a repentaglio. Quindi c'è un degrado ambientale, ma questo non ha messo a repentaglio la salute. I ricorrenti non hanno allegato, in particolare dice la Corte, alcuna patologia connessa con la loro esposizione ai rifiuti. Gli studi scientifici prodotti dalle parti prospettano opinioni contrastanti circa l'esistenza di un nesso tra l'esposizione ai rifiuti e l'aumento del rischio di ammalarsi di cancro o del verificarsi di malformazioni congenite. Quindi la violazione dell'articolo 8 si ravvisa soltanto nel perdurare nel tempo delle inefficienze connesse alla gestione del servizio dei rifiuti urbani. Sembra quasi quindi che evidentemente la tutela, probabilmente anche la violazione dell'articolo 8 è più semplice da dimostrare, nel senso che non richiede un accertamento
più rigoroso, come invece richiede l'articolo 2, la violazione dell'articolo 2, laddove la si voglia far passare come sostanziatasi, visto che nel caso dell'articolo 2 occorre evidentemente provare che vi è stato un danno alla salute o provare che ci sarebbe stato, c'è un'alta probabilità che quella condotta che si contesta abbia leso o avrebbe potuto ledere il diritto alla salute. Mentre nel caso, quindi diciamo c'è bisogno di evidenze anche scientifiche che supportino la violazione contestata dell'articolo 2, mentre invece nel caso della violazione dell'articolo 8 è più facile ed è più semplice, diciamo, affidarsi anche al buon senso per verificare se quelle condotte possano in qualche modo ledere il diritto privato del privato al rispetto della vita privata e familiare oppure no. Per concludere, cosa dobbiamo dire? Che nella giurisprudenza dei giudici di Strasburgo l'integrità dell'ambiente non è vista come un valore in sé per sé legato alla società nel suo complesso, bensì come un criterio per misurare l'impatto negativo che una determinata attività ha sulla vita, la proprietà e la vita familiare di un individuo. Si esclude l'ammissibilità di ricorsi promossi sulla base del mero interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, a meno che il ricorrente non riesca a dimostrare l'incidenza diretta di certe attività sulla sfera dei propri diritti individuali. L'ambiente, questo è importante da ricordare, quindi nella CEDU non si concepisce in una dimensione collettiva. Resta quindi la tutela dell'ambiente monca anche sul piano del diritto convenzionale, nel senso che al di là, come abbiamo visto nel caso dell'Italia, ma al di là dell'Italia anche nel contesto sovranazionale, manca la possibilità di tutelare in una dimensione collettiva il diritto all'ambiente in sé per sé. Resto, evidentemente, spero che tutto sia stato chiaro, ho cercato di essere il più semplicistico possibile nell'ottica di rendere più semplice l'apprendimento di certe nozioni. Resto comunque a disposizione per qualsiasi cosa alla mia mail nicola.postelaro@unimi.it e mi auguro, insomma, di vedervi magari quando la situazione sarà cambiata e migliorata. Buono studio nel frattempo.